finito il girone d'andata, riparte quello di ritorno. Che cosa innanzitutto ti aspetti da questa seconda parte di campionato e come ti sei lasciato, che giudizio dai di quello passato oramai? Il giudizio è del girone d'andata è positivo la prima parte, un po' meno per quanto riguarda i risultati nella seconda, ma questo è chiaro a tutti. Per quanto riguarda il nuovo corso, domani inizia questo nuovo girone, siamo fortemente motivati dall'aggiustare le cose, dal mettere a posto le cose, anche in una partita difficile, ma cambia poco. La nostra grande motivazione sta nel voler aggiustare le cose e ritornare ai risultati che c'erano una volta. È una squadra difficile da incontrare nel loro campo, visto la partita con il Francavilla, e meritavano ampiamente di vincere. Poi hanno perso la partita, ma hanno avuto almeno 10 occasioni per fare gol. E per quanto riguarda noi, mancherà Iotti, Di Matteo, Arrigoni, Diachite squalificati e Lasic infortunato ancora. Minelli, che è fuori, Valentini e Celentano. La vivo in maniera sempre di grande competizione. Quando sono arrivato qua c'erano un po' di casini, ma la grande motivazione era data dal fatto di voler aggiustare le cose. E abbiamo perso le prime 5 amichevoli su 5, quindi non è cambiato niente in me nella squadra. Avevamo voglia di aggiustare le cose rispetto alla stagione precedente, e adesso è la stessa cosa. In un campionato ci sono dei momenti difficili. Questo è un momento difficile perché i risultati non arrivano, ma le prestazioni ci sono. Anche l'ultima partita non credo che la Viterbese a livello di gioco abbia fatto molto più di noi, è stata più concreta, sì. E per questo nella stessa maniera la viviamo, nello stesso modo abbiamo forte motivazione di aggiustare le cose. Anche se in questo momento i risultati non vengono, ma per un motivo o per l'altro è una cosa che può starci nel calcio. La nostra grande forza sarà mettere a posto le cose e far ritornare questa squadra a vincere come faceva all'inizio, perché questa squadra ha del potenziale, è la stessa squadra e sono convinto che può tornare a far bene. Domani partirà Lorenzo Pinzauti e Mimmo potrebbe essere la partita, sì. Spostare Costa Ferreira ha depotenziato la nostra fase offensiva, perché Pedro comunque ha fatto, mi sembra, 4 assist e 3 gol. 4 assist e 3 gol. Quindi capite che spostare Costa Ferreira per la nostra fase offensiva, che è una fase offensiva che vive sull'equilibrio, non è una mossa per quanto riguarda la fase offensiva, parlo, non è una mossa molto propositiva, è che abbiamo difficoltà, non abbiamo il terzino in questo momento e quindi sono obbligato a fare quella scelta. Certo che, no, certo che voglio rispostare Costa Ferreira davanti, quello ma per la nostra fase offensiva, non perché Pedro sta giocando bene anche in quel ruolo, però credo che possa fare la differenza per noi davanti, perché comunque i punti che abbiamo, molti sono venuti anche grazie ai suoi assist o ai suoi gol. E quindi per questa partita no, perché non abbiamo terzini destri. Adesso ci siamo mossi sul mercato e quindi spero che si possa ritornare alla nuova normalità. Per quanto riguarda il mercato, stiamo parlando con la società e cerchiamo di sfruttare le opportunità che vengono fuori. In questo momento siamo ancora alle uscite. Per quanto riguarda le entrate, ancora non ci sono stati nomi concreti che possono venire qui a termine.